Ciao Ciao ragazze! bellezze! Benvenute in questo new video with Eccoci! me! Anche with Ho me! addormentato la pupa e quindi ho detto adesso faccio il video al volo, visto che sono tutta preparata, anche se sono già tutta sudata, vabbè. Volevo fare appunto questo video breve per farvi vedere questi orecchini super carini, me li tolgo lì avvicino alla telecamera che ho preso ieri. Bellissimi! Ieri c'erano delle bancarelle qui a Loano e ho preso questi orecchini fatti interamente a mano. Ecco, Ecco, erano fatti a mano, adesso sono rotti a mano, scassati a mano. caduti dalla mano. Adoro. Un attimo che li Un rimetto. attimo, ciccio pasticcio, mia figlia. Comunque, ce Ciccio la pasticcio. pensa comunque qua, Ma dove la ce la panza? pensa, Ma dove c'è la vabbè. panza? Ma alzati in piedi, ma fai vedere dove è sta pancia? Scusa, Non scusate, c'è, dov'è sta non pancia? c'è, non c'è, non c'è. Ma dov'è la pancia? Se solo un Siediti. po' quando mi piego, vabbè. È Brava, avocaccia, avvocaccia. avvocaccia, magna. Magna Denise. Allora, sono veramente bellissimi. Io ho scelto il fucsia perché sono i primi che mi hanno Comunque io colpita. volevo, stai zitta un attimo, io volevo dire che Una volta che parlo. l'amo questa ragazza, io l'amo, è troppo, l'amo troppo, mi piace Grazie, troppo e posso dirlo, non te mami. lo dico mai, ma sei anche bonazza, mi piaci. Sei contenta che te lo Grazie, dico? non me Te lo lo dico dici davanti a tutti a mai, Mondia, non Mondovisione. me lo dici No, siccome mai, vedo tutti gli scarrafoni che dicono: dimmelo, "Ah, oh, che bella mia figlia, che bella che sei, sono dei mostri", posso dirlo che mia figlia è buona, ecco. Madonna che svegli, Madonna, sto dimmelo gridando. in corsivo, E in corsia è l'ho bella. parlata in Sei corsivo, bella, eh. grazie mami, Prego, dai, mo muoviti che anche tu sto. Alfi. Basta che sto momento dolcezza mi sta facendo venire il Dai, diabete. allora, comunque c'erano di diversi colori. Io ho preso quelli fucsia perché sono quelli che mi hanno colpita di più, però c'erano anche neri, gialli, arancio, li avrei presi tutti, ma sono povera in canna. Quindi ho preso questi, ragazze, 15 euro, cioè un cacchio, perché comunque sono fatti Sì, benissimo, sono sono stupendi. stupendi, veramente. Stupendi. La signora è dolcissima, E come si gentilissima. chiama la Adesso signora? ve lo dico, si chiama Maria Grazia Molinari, Le mie mani, sì, esatto, MG. il sito, come vedete anche qui Instagram, si chiama MG Le mie mani. Io ho già iniziato a seguirla, fatelo anche voi, è veramente, veramente dolcissima, super carina, super disponibile, mi ha spiegato tutto come fa gli orecchini, le E poi cose, anche fa delle anche collane, collane, bracciali, fa tutto belle. lei, è veramente di una dolcezza infinita. E poi i prezzi, vabbè, c'era anche qualcosina da 25, insomma, qualche collana, però i Ma prezzi questi ragazzi io vorrei sono farveli vedere, super sono onesti. stupendi. Praticamente queste pietre rosa fucsia hanno un riflesso un po' blu, tipo, non so come spiegarti, Sì. un po' come se fosse tipo aurora boreale, come se fosse Antani. Esatto, però sono leggerissimi, tra l'altro, perché io non amo gli orecchini tanto Hai pesanti. finito di rompere che devo dire una cosa Ma io. scusa, appena una volta che Volevo. parlo Ah, io, scusate. vabbè, Volevo niente, ho parlare. finito. No, no, Ciao. parla ancora, dai. No, Vai, no, vai. ormai mi sono persa, Vai, non so più dove. parliamo di Vabbè, questo. seguite la signora, è stupenda, meravigliosa. Un Chi bacio. io? Ah, la signora Alla degli signora degli orecchini. Ah, orecchini. allora ragazze, io invece volevo parlarvi di questo prodottino qui, che una ragazza che mi segue su Instagram. Cioè, mi ha taggato in questo post perché era curiosa di questo prodotto. Io questo prodotto ce l'ho, lo uso sempre, lo compro tutti gli anni. È della Arval, si chiama Half Times ed è un acceleratore di abbronzatura. Io questo prodotto lo uso da aprile fino a ottobre e mi trovo da Dio. È un prodotto composto di due parti, ci sono cinque, cioè in questa confezione qua ci sono cinque acceleratori di abbronzatura e cinque fissatori. Allora, l'acceleratore di abbronzatura si presenta così, adesso ovviamente vedete che sembra il sangue di San Gennaro. No, comunque ha questo liquido qui e questo è quello da mettere per esporsi al sole. Quando poi invece siete tornati a casa, vi siete lavati, fatti la doccia, vi mettete questo che è appunto il Il fissatore. E fissante. all'interno ci sono 5 in ogni confezione, 5 abbronzatori, 5 Abbronzanti. abbronzanti, vabbè, abbronzatori, ciao, buonanotte ai suonatori e 5 fissanti. Allora, noi questo prodotto dura tantissimo perché vi dico, questo ce l'abbiamo ancora dall'anno scorso, noi ne mettiamo poco, però è veramente un prodotto che vi fa la pelle molto bella, molto morbida.
chiaramente, Arrivo, eh. se vuoi, questa sarebbe una cosa da utilizzare per il weekend, no? Però noi lo usiamo sempre, lo compriamo sempre, quasi sempre in offerta, tipo 23 lo paghiamo, una roba del Sì. genere, perché costerebbe anche di più. Potete trovarlo anche comunque a meno, provate a cercarlo, noi ci troviamo benissimo. Non dimentichiamoci ovviamente che quando noi andiamo a fare le camminate, ovviamente ci mettiamo la protezione 50 perché noi Sì, facciamo i chilometri, quindi se certo, ovvio. no rimaniamo scottate, quindi mettiamo anche la protezione 50 oltre questo. Comunque, bando alle ciance che voglio uscire perché sennò qua facciamo notte. La tinta labbra che indosso in questo momento, anche se magari non gliene frega niente a nessuno, No, però gliene io lo frega, voglio è dire. bella, è bellissima. E questa qui della Deborah, è la numero 20. Credo, Questa dovrebbe l'hai essere la presa in numero 20. saldo, mi L'avevo sembra. presa in saldo da Tigotà, in un Tigotà, se non sbaglio. Ogni tanto Due mettono dei cesti di prodottini nei cestini, super prodotti. scontati. L'avevo pagata quanto? 2 euro, 3 Sì, euro, vabbè. niente. Comunque è veramente bellissima. E tra l'altro, no transfer, matte, dura tantissimo. È fantastica. Mi Nulla, poi piace molto. devo ancora dire una cosina riguardo alla mia rasatura e i capelli. Allora, io stavo rispondendo a un commento di una certa Rosy che però poi mi è scomparso. Io ogni volta che sto per rispondere a un commento, magari un po' particolare, mi scompare, ma non importa, volevo soltanto dire. Questa ragazza mi scrive: ma perché ti rasi continuamente i capelli? Perché non te li fai crescere? Staresti bene Perché è anche con un pazza. taglio corto? Non è vero. Allora, ragazze, io lo so benissimo che sto bene con i tagli corti. Chi vede il mio Instagram lo vede. Io sono sempre stata in tutte le salse: bionda, bruna, rossa, castana, bla bla, nera, tutto quello che volete. Ma io tutte le estati, se voi andate a guardare il mio Instagram indietro dell'estate scorsa, io tutte le estati quando arrivo qui mi raso tutta. Perché? Faccio riposare i capelli, non li tingo più, soprattutto sono libera, se voglio farmi, diciamo, un bagno in piscina non ho problemi, se, cioè, non devo Sono fare niente, mi comodissimi. metto la mia bandana in testa per ripararmi dal sole, ovviamente, Sono e veramente sono belle che comodi. tranquilla, quindi lo faccio per questo, anche di rasarli a zero, perché voglio adesso, vorrei vedere un po' il mio colore di capelli e vedere se riesco a fare qualcosa di diverso, ma io lo faccio tutti gli anni questo, quindi vorrei specificare questa cosa qua e dire anche un'altra cosa riguardo a una youtuber che ultimamente si è tagliati i capelli. Questa ragazza fa ASMR e nulla, le hanno scritto cioè le scrivono i commenti e lei giustamente poi ha fatto un piccolo video dove ha detto: ma ragazzi, a me non importa, cioè io sono convinta, no, di quello che ho fatto. Alcuni le scrivono: ah, sembri più vecchia, col grigio stai male, il tuo colore. Però, ragazze, non è carino, perché secondo me, quando una persona fa una scelta così, magari c'è qualcosa anche dietro che una voglia di fare, semplicemente una scelta di stile. Voglio vedermi con i capelli corti, voglio vedermi col mio colore. E scrivere sotto sembri vecchia è una cosa bruttissima. Io lo trovo veramente cattivo. Cioè, Ma non basta bisogna. poi con questi commenti dell'anteguerra, mamma mia. Ma poi solo Esatto. qua, ragazzi, c'è cioè il mondo è E pieno perché di ti sei rasata? E modelle, perché ti sei fatta questo? E perché ti sei gente che fatta ha i nera? capelli corti e rasati da tutta la vita, c'è gente che ci costruisce le carriere sui capelli rasati, Perfetto, quindi ha cioè. parlato lei, siamo a Ma posto. sì. Niente, volevo solo fare questo piccolo inciso, Basta solo ragazze. ampliare i Anche propri perché, no, ma cioè orizzonti, non è che a me non scalfisce, perché nel senso che io sono ampliate. talmente abituata a fare tutto quello che voglio e sono talmente sicura di me, anche perché io, perché mi raso i capelli, ragazze? Perché me lo posso permettere, perché non è un taglio per tutti, non è un taglio per tutti né come personalità, né come viso, né come forma di testa, per cui io sono contenta così e sono felice, i capelli crescono, Capelli e guai non non mancano mancano. mai! Ciao! Ciao!